Modificandone il percorso. Il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G guida. Perché l'eutanasia si riflette sullo spirito tanto pesantemente? Perché significa sconvolgere un disegno karmico, modificandone il percorso? Perché significa privare una creatura della possibilità di esaurire l'esperienza che in parte lei stessa ha programmato? Vedete, è come se un alunno, convinto della sua incapacità di proseguire un corso con profitto, si ritiri dalla scuola. La vita comunque sia scuola e banco di prova, e va vissuta fino al suo naturale epilogo. Quali le conseguenze di un simile gesto, pesanti, molto pesanti, come ho già detto, per l'esecutore? Assai meno pesante per la vittima se però non è consensiente, alla quale toccherà comunque, in un'altra esistenza, affrontare quelle esperienze negatele. Sto soccorrendo amorosamente una povera creatura, che vedova con il figlio disabile, venuta a conoscenza di essere essa stessa irrimediabilmente condannata, ha messo in atto un terribile crimine, e cioè si è uccisa, ed ha ucciso contemporaneamente il suo povero ragazzo, lasciando aperto il gas. O se solo poteste rendervi conto della sua depressione e del suo pentimento, ne sareste sconvolti. Non fratelli, non illudetevi di trovare o di dare la pace rigettando la vita. Non siete voi a potervi arrogare questo diritto. Ricordate, ricordatevi sempre, non siete voi i padroni indiscussi di alcuna vita, neppure quella di una bestiolina, alla quale purtroppo molta gente non dà affatto importanza, anche se quando sacrificate un animale lo fate esclusivamente per risparmiargli delle sofferenze. Dico così perché alcuni decidono in tal senso soltanto per risparmiare invece a se stessi. Lo spettacolo di quella fine penosa.